come pensa bene. Don Alessandro Crillo. In mezzo alle campagne, terre che non sono coltivate, sulla sponda del fiume Sarno, dove siamo già venuti altre volte. Però stavolta abbiamo avuto una sorpresa. Aniello Robustelli, sì, ci ha chiamato perché anche a lui ha toccato il cuore una triste vicenda. La canoa che ho a Sarno, scendo il fiume per una questione di amore verso il fiume ed altro, e nel contesto, in una sera tra il, come dire, il buio e la luce, notai, ho intravisto una candela. Una candela in questa baracca, al che mi sono fermato e ho voluto capire, cioè, che c'è in questa baracca. Cosa hai trovato? Una coppia di signori sui 60 anni che hanno lamentato il loro disagio, il loro forte disagio. Da quanto tempo state qui? Scarsi 2 anni. Nessuno si è mai accorto di voi? No. Vi trovate bene? Provvisorio, però sto in mezzo alla strada. Senza lavoro? Senza lavoro, disoccupato. Senza pensione. Non avete di che vivere? Niente. Lavori saltuari? Lavori saltuari, sì, però da mangiare andiamo alla Caritas di Scafati. Che si mangia alle 11:15 fino alle 11:30. E la sera ci arrangiamo quello che ci sta. Come fate per lavare i panni, per andare in gabinetto? I panni li laviamo là. Una parte li lava, la parte... Allora, là sono i panni bianchi, i parecchini. Li metto in una cascetta, butto l'acqua sporca nel fiume e poi metto l'acqua pulita per sciacquare. Il bagno sta là. Il bagno sta dietro? Il bagno sta là dietro. Ho fatto una semplice doccia con un secchio che ha preso. Sì, ma avete chiesto agli amministratori di darvi una mano? Voi siete il Poggio Marino? Sì, che sta il sindaco, lei ha annunziato e dice che ci vogliono 3.000 euro e lui non ce l'ha. Non ce l'ha, quindi non vi può aiutare? No. Vabbè. Dice che come stiamo noi ci sono anche altre persone indisagiate. Ecco, quindi ha risolto il problema. Questo mi ha detto lui. Continuerete a stare qua, ci vero? Per il momento sì. Avrete visto? Queste sono le bottiglie d'acqua che servono per bere. Questa è acqua potabile. Ciro la va a prendere con il suo mezzo di locomozione tutti i giorni ad un fontanino a San Valentino. Per l'acqua c'è qualche anima buona che aiuta Ciro e la moglie a portare questi fossi di acqua. Ma dico, siamo nel 2016. Ma chi devo chiamare in causa? Ditemi voi chi dobbiamo chiamare in causa. È possibile che si debbano raccontare ancora di queste storie? È possibile che si debba vivere ancora in queste condizioni? Ciro, quanti figli? Mi avete detto 6 figli dati in adozione. Tutti in adozione, 6. Uno è nato morto, è nato morto con l'ambrogesi. Credo proprio che io la possa chiudere anche così. Però voglio farvi vedere le immagini, il degrado, dove alcune famiglie continuano a vivere con il silenzio, non solo nostro, ma il silenzio dei nostri amministratori. Tanto, loro mica vivono nelle baracche, noi mica viviamo nelle baracche, noi viviamo comodamente in casa. E allora, fra 10 minuti, fra 1 minuto, fra 5 minuti, avremo già cancellato dalla mente questa immagine.